Trieste. Nuovi centri vaccinali in arrivo per il secondo a Trieste, confermato il Molo IV, ad Aurisina la palestra comunale, a breve la scelta anche su Muggia. Il presidente della regione Fedriga invoca ritorno graduale alla zona gialla appena sarà possibile, riapertura delle attività, serve più personale per vaccinare. Abbiamo individuato il sito per il centro vaccinale di Muggia, spiega il sindaco Marzi, che poi attacca il suo vice e candidato a succederla. Io lavoro, altri parlano per farsi promozioni. La Slovenia sbarra i confini minori con segnali stradali in attesa del nuovo lockdown che scatta da giovedì 1 aprile. Disagi per transfrontalieri e chi vive oltre confine. Viaggi all'estero consentiti mentre in Italia non ci si muove dalla propria regione. Federalberghi urla allo scandalo, lanci un totale controsenso. Firmato un accordo di programma tra Comune di Trieste e Regione sul rischio idraulico di piazza, mai più sversamenti in mare, acque più pulite. Brutto scivolone a Treviso per l'Allianz, sconfitta per 95-76, prestazione opaca di entrambi gli esterni americani in quello che era una sorta di spareggio per il sesto posto. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. L'azienda sanitaria annuncia l'aumento delle sedi vaccinali sia nell'area giuliana che in quella isontina. A Trieste aprirà anche il Molo IV, come peraltro preannunciato sabato da Tele4, mentre ad Aurisina è stata scelta la palestra, il servizio d'apertura di Laura Buccarella. Confermando l'anticipazione di Tele4, la SUGE annuncia l'apertura di un nuovo centro vaccinale anti-Covid al Molo IV, ma non è l'unica novità. Nell'area giuliana si prevede di aprire anche una nuova sede nella palestra comunale di Aurisina e a Muggia, in un sito ancora da individuare. Nell'Isontino sono state scelte invece la palestra comunale di Ronchi e l'area del poliambulatorio, ex ospedale di Cormons. In previsione di un incremento nelle prossime settimane delle fiale consegnate e delle risorse umane reclutate, l'azienda sta dunque potenziando l'attività vaccinale con più somministrazioni e più sedi a disposizione. Per procedere al meglio nella campagna vaccinale dobbiamo potenziare i punti d'accesso di prossimità per il cittadino, ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Riccardi. La programmazione procede tenuto conto dell'aumento del personale reclutato e delle esigenze dei cittadini, con l'obiettivo di arrivare nel più breve tempo possibile a un'immunizzazione necessaria per sconfiggere la pandemia. Ricordiamo che i cittadini che rientrano nelle categorie attualmente ammesse alle vaccinazioni possono sempre prenotare tramite CUP, call center regionale 0434 223522 o al CUP delle farmacie. Inoltre, da mercoledì 31 marzo potranno accedere alle prenotazioni i conviventi delle persone vulnerabili per patologia riferita alle categorie 1B e 1C e i conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto di disabili gravi ai sensi della legge 104. Il presidente Fedriga chiederà al governo di poter prevedere il graduale ritorno in zona gialla della regione, di riaprire alcune attività mirate e per accelerare le vaccinazioni, ha detto, c'è bisogno di personale aggiuntivo. Non si può pensare, secondo me, di non ipotizzare che da qui alle prossime settimane a livello nazionale diminuiscano i contagi e qualche territorio possa trovarsi in una situazione migliore e quindi prevedere delle possibili riaperture. Su questo è fondamentale, perché siccome ci hanno raccontato fino ad oggi le fasce di colori hanno funzionato, non capisco perché oggi certe fasce devono scomparire. E questa è la prima delle richieste che il presidente Fedriga rivolge al governo. E legata al possibile graduale ritorno in fascia gialla, c'è anche la revisione del criterio che penalizza le regioni che fanno più tamponi. Chiediamo che venga superata la soglia dell'incidenza 250 ogni 100.000 abitanti, perché questo penalizza i territori che fanno più tamponi, cioè più sei virtuoso più sei penalizzato. Tra le richieste anche quella di prevedere aperture mirate di alcune attività. Capisco le difficoltà di settori che sono totalmente chiusi da ottobre. Io più volte, anche col precedente governo e al ministro Speranza, avevo sottolineato l'importanza, per esempio, per quanto riguarda le palestre, di iniziare ad aprire magari piccole parti di quell'attività. Confermato anche in Friuli Venezia Giulia il ritorno a scuola degli alunni del primo ciclo di istruzione, dal nido alla prima media, da mercoledì 7 aprile. In Friuli Venezia Giulia non avevano mai coinvolto i bambini più piccoli, perché capiamo che intanto la difficoltà dell'approccio con la didattica a distanza. Dall'altro lato è chiaro che i bambini più piccoli incidono moltissimo anche su tutta l'organizzazione familiare e lavorativa dei genitori.
Quindi secondo me sulle elementari, le scuole materne è una cosa positiva che si possa riaprire in presenza. Ma la cosa più importante per accelerare la campagna vaccinale è che ora il governo garantisca il personale necessario alla regione. Riusciamo a fare 5.000 vaccini al giorno, nei prossimi giorni penso potremmo arrivare a 7.000. A dicembre il precedente governo aveva preso un impegno che non dovevamo occupare personale regionale per fare i vaccini, ma arrivava personale aggiuntivo. Da noi doveva arrivare più di 300 persone, ne sono arrivate poco più di 50, con una necessità a livello regionale che sfiora le 500 persone aggiuntive. Quindi penso che il passaggio fondamentale, ed è quello che anche oggi dirò al Presidente del Consiglio Draghi, è di garantire il personale alle regioni per fare i vaccini. Se mi sembra qualcuno a Roma, e non sto parlando del Presidente del Consiglio che invece ha dimostrato grande disponibilità e sensibilità, però che racconta come si bisogna fare i vaccini, e c'è qualcuno che lo fa. Raccontare non si sbaglia mai. Facendo si sbaglia, però chi fa risolve i problemi, chi racconta fa tanta filosofia e poche cose concrete. Noi siamo quelli che fanno. Leggiamo ora il bollettino Covid per quanto riguarda la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime 24 ore 301 nuovi casi su 3.520 tamponi complessivi, 11 decessi, come sempre le condoglianze della redazione di Tele4 alle famiglie. Situazione ospedaliera ancora critica, 86 persone in terapia intensiva più 2 rispetto a ieri, mentre negli altri reparti le persone ricoverate sono 680 più 18. 18 ricoveri rispetto a ieri, nuovi guariti nelle ultime 24 ore sono 347. E nel servizio d'apertura abbiamo parlato a breve dell'apertura di un nuovo centro vaccinale a Muggia, nella cittadina rivierasca, il cui sindaco è Laura Marzi, con cui questa mattina abbiamo parlato proprio di questo nel corso di Sveglia Trieste, perché il sito pare essere stato individuato, ma c'è anche qualche polemica politica. Sentiamo Gianluca Paladin. Insomma, in qualche maniera forse c'è anche bisogno, qualcuno ha bisogno di promuoversi, io invece non ho bisogno di promuovermi, ecco, questa è la differenza. Polemica politica in salsa muggesana sul centro vaccini che verrà predisposto a Muggia nel breve periodo. La richiesta l'aveva fatta a Ring il candidato sindaco del Partito Democratico Francesco Bussani e già vice di Laura Marzi. L'assessore alla salute Riccardi, sempre in diretta su Tele4, aveva risposto che si sta già lavorando per consentire un polo vaccinale nella cittadina rivierasca. Una trattativa che però ha portato avanti Laura Marzi in stretto contatto con l'azienda sanitaria. Il vice sindaco ha indubbiamente riportato quanto io gli ho raccontato nell'arco della mattinata relativamente al lavoro che stavo facendo negli ultimi giorni della scorsa settimana, spingendo appunto sulla possibilità di realizzare un polo vaccinale a Muggia. Quindi semplicemente lui ha raccontato questa cosa che è evidentemente stata interpretata come un suo lavoro, una sua volontà. Il sindaco confida nei prossimi giorni di poter già annunciare il luogo deputato alle vaccinazioni. Ci sarebbe una struttura individuata apposta, ma Laura Marzi ancora, in assenza di ufficialità, ha preferito non sbottonarsi. Di sicuro un posto che garantisca ampi spazi. Siamo andati a verificare alcuni luoghi, uno dei quali sembra corrispondere a quelle che sono le loro esigenze. Per quello individuato è un sito molto centrale, che sarà facilmente raggiungibile a piedi. Dunque quasi tutto pronto, a breve l'ufficialità, intanto parte delle spese saranno a carico dell'amministrazione comunale, visto che l'edificio individuato appartiene al comune di Muggia. Sicuramente, essendo che la struttura è una struttura del comune di Muggia, quindi che appartiene al comune di Muggia, quella spesa ovviamente è già una spesa che ci accogliamo noi. Dopodiché ci sarà la questione dell'allestimento, no, e di tutta una serie di altri dettagli che vanno messi a punto nei prossimi giorni, lo saranno. E quindi il sito quale... E dopo il sindaco, allora, sentiamo invece il parere dei muggesani. Non ho nessuno. L'unica grande fortuna che riesco ancora a guidare. No, riesco. Guido tranquillamente la macchina e mi muovo. Ma se resto bloccato... È davvero importante per i cittadini di Muggia avere un polo vaccinale vicino a casa. Soprattutto per la popolazione anziana e per le persone che vivono da sole, potersi vaccinare a poca distanza dalla propria abitazione viene reputato essenziale.
E già sono molti coloro che per ricevere la prima dose di vaccino si sono dovuti recare a Trieste. È importantissimo perché le persone anziane fanno fatica ad andare a Trieste, quindi che le faccia Muggia. Sì, sono d'accordo, perché il comune di Muggia e il comune di Trieste deve mettersi d'accordo. Lei ha già fatto il vaccino? Sì. Tutti e due? Mi e mia moglie. Magari, sarebbe una bella cosa. Magari. Sì, sono andata ieri a Trieste, fin Trieste. Lei ha fatto la prima dose? Sì, la prima dose. Adesso è la seconda che avrò in giugno. E forse la farà qua a Muggia? Magari, perché se no mi tocca condizionare mio figlio. Bisogna andare. Ma fino sì, a... brava. Mi vado all'auto al maggiore, ma non so se sarà. Direi che è dato per scontato che dovrebbe essere qua, visto che non siamo così vicini. L'età media è abbastanza alta, di conseguenza sarebbe assolutamente il caso di farlo. Ed ora parliamo della vicina Slovenia che ha tornato a chiudere i confini minori, questa volta non con i gersi di cemento ma con dei segnali stradali e transenne stradale, come vedete da questa foto scattata al confine di Basovizza-Lipizza, molto noto fra i triestini. Ovvi disagi per i lavoratori transfrontalieri e per quegli italiani che vivono dall'altra parte del confine, mentre rimangono aperti i confini principali, come ad esempio quello di Fernetti e quello di Rabuiese. La Slovenia però si avvia dal 1° di aprile verso il lockdown. Il servizio di Laura Bucarella. La Slovenia torna in lockdown pressoché totale dal 1° al 12 aprile. Già a partire da oggi sono scattate alcune misure restrittive che il governo di Lubiana ha adottato seguendo le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Da stamane per i cittadini sloveni è in vigore il divieto di varcare i confini nazionali per recarsi in un paese incluso nella lista rossa epidemiologica, che comprende anche Italia e Croazia. Rimangono le eccezioni per i lavoratori transfrontalieri, gli agricoltori con terreni a ridosso del confine, per gli studenti in possesso di un test anti-Covid effettuato nell'Unione Europea al massimo 7 giorni prima. Ma da giovedì per la Slovenia il lockdown sarà quasi completo. Chiuse le scuole di ogni ordine grado, tranne le classi con alunni che hanno bisogni speciali, aperti solo i negozi e i servizi giudicati indispensabili come alimentari, farmacie e distributori di carburanti. Si ferma la pubblica amministrazione, mentre al settore privato c'è la raccomandazione di organizzare il lavoro da casa dove possibile. Chiudono musei, biblioteche, cinema e teatri e sono vietati eventi culturali. Non saranno consentiti i riti religiosi con la presenza di fedeli nemmeno per Pasqua. Salvo in casi eccezionali vanno rinviati anche i matrimoni. Torna anche l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. I trasporti pubblici torneranno a rispettare ogni giorno gli orari festivi. Gli spostamenti saranno consentiti ai cittadini soltanto nell'ambito delle loro regioni di residenza. Tranne che la domenica di Pasqua, quando si potranno visitare parenti o amici, al massimo a un nucleo familiare, in tutta la Slovenia. Intanto, probabilmente proprio in vista della Pasqua, ieri sono state segnalate tante auto e roulotte italiane e slovene in coda al confine di Dragonia, dirette in Croazia. Viaggi all'estero consentiti per Pasqua, mentre in Italia non ci si muove dalla propria regione. Federalberghi urla allo scandalo. È veramente una situazione che ha del ridicolo, del paradossale, una cosa che ci sta veramente facendo, passatemi il termine, imbestialire. Causa pandemia, in Italia il settore alberghiero è al collasso. Un calo di fatturato senza precedenti, gli aiuti che non bastano e gli albergatori che ormai sopravvivono a stento. Nel bel paese non si può uscire dalla propria regione piuttosto che dal proprio comune, ma se per Pasqua o già adesso si vuole fare la vacanza all'estero, si può raggiungere l'aeroporto dove il volo è prenotato e partire serenamente. È la regola dell'ultimo decreto legge che sta mandando su tutte le furie i lavoratori del settore, con Federalberghi in testa. Non è possibile che a noi si chieda lo sforzo di tutti noi cittadini di rimanere chiusi, rimanere in casa perché non ci si può spostare neanche nel comune vicino per evitare la diffusione dei contagi, e invece si permette tranquillamente alle persone di prendere un aereo in un'altra località, perché si può anche cambiare regione per andare a prendere questo aereo, e con un tamponcino andare in una località dove si mescoleranno ad altre persone provenienti da altre nazioni, andando a potenzialmente diffondere ulteriori elementi di contagio per poi ritornare a casa propria belli tranquilli. C'è tutta una serie di paesi, membri dell'Unione Europea e dell'area Schengen, considerati a basso rischio, verso cui si può viaggiare. In Italia invece è tutto bloccato e gli albergatori denunciano un controsenso della regola che non si spiegano. Si chiede l'equità. L'equità deve essere il nostro ragionamento.
Se è equo deve essere, le persone non si possono spostare di comune, non possono andare neanche all'estero. O se possono andare all'estero, devono poter viaggiare in Italia. Che poi, cosa più buffa? Se io volessi andare in Italia, basta solo che da qui prenda un aereo per Monaco e poi da Monaco, che ne so, vada a Roma, dove diavolo voglio, in Italia. Quello è permesso. Noi creiamo un danno economico incredibile al nostro comparto e finanziamo un paese estero che oltretutto, dove le persone si incontreranno con altri, neanche italiani, neanche di prossimità, con persone provenienti da potenzialmente tutte le parti del mondo. Si sta generando un fenomeno di, per così dire, ottemperare alla regola girandola. E a proposito di Pasqua, ve lo preannuncio già oggi, Tele4, esattamente come nel giorno di Natale, sarà in diretta praticamente tutto il giorno per informarvi, farvi sorridere, cantare assieme e tenervi compagnia. Senti Marco, ma a Pasqua? Beh, a Pasqua saremo in diretta dai nostri studi subito dopo la Santa Messa dalla Cattedrale di San Giusto, che inizierà alle 10.30. Saremo in diretta con ospiti, collegamenti in esterna e naturalmente musica e l'irresistibile duo dei Macete e i loro amici. Pasqua la passeremo tutti quanti insieme, volete sapere che prodotto che vi porteremo? Beh, Pasqua non può mancare qualche sorpresa. Ci saranno le sorprese. Dalle 17.30 i grandi film su Tele4, Las Vegas con Robert De Niro, Michael Douglas. Poi alle 21 invece Fratello dove sei, film di George Clooney. Ci saranno però anche sorprese durante la nostra diretta. Volete sapere gli ovi che vi porteremo? Beh, gli ovi marsi. Vai Luca! Domenica di Pasqua, in diretta su Tele4 dalle 11.30 alle 17.30, i duo di Macete, Flavio e Maxino, con vari personaggi di Tele4! Pasqua in casa con Tele4 dunque! E vi ricordo che ci sarà anche il TG alle 19.30. Vi aspettiamo! E se non guardi, scatta le denuncia! Allora, ne vedremo ovviamente delle belle. Intanto c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco sempre su Tele4. Bentrovati con il telegiornale di Tele4. Ho firmato un accordo di programma tra il Comune di Trieste e la Regione sul rischio idraulico. Il sindaco di Piazza ha commentato: mai più sversamenti in mare a Trieste, acque più pulite grazie a questo accordo. Quando si lavora insieme mi sembra che la città ha fatto un salto di qualità importantissimo. Soddisfatto il sindaco di Piazza per la firma stamane nel Palazzo della Regione in Piazza Unità del piano coordinato di interventi per prevenire il rischio idraulico nel bacino del torrente Chiave e dei suoi affluenti. È solo l'ultimo di una serie di interventi iniziati nel 2017 con il cedimento in via Carducci. In quell'occasione, dopo la messa in sicurezza, si stabilì che era necessario un intervento di risanamento di portata più ampia. Niente più scarichi a mare, ha spiegato il sindaco, e acque pulite lungo tutta la nostra costa. È l'ultimo dei problemi, perché a suo tempo da sindaco di Muggia ho collegato Muggia con Trieste. Prosecco, che scaricava l'altezza Marinella, l'abbiamo collegato. Abbiamo collegato anche altre realtà, vi ricordate il vecchio Ghiottitoio, eccetera. Abbiamo collegato Piccina e adesso naturalmente ultimo il Torrente Chiave, che ci servirà anche a risolvere il problema dell'acqua alta in Borgo Teresiano. A siglare l'accordo decennale, oltre al sindaco, il governatore Fedriga, il presidente dell'autorità portuale d'Agostino e dell'Ausir Furlan e il direttore generale di Acegas Gasparetto. Un intervento importantissimo per Trieste, ha spiegato quest'ultimo, che impedirà il fenomeno degli allagamenti di riflusso così frequenti negli ultimi anni. Ebbene, proseguiamo con la rubrica Io chiamo Tele4. Oggi il nostro Bernardo Gulotta è stato in Via del Monte. Sentiamo perché. Porfido o asfalto, ma più facilmente un ibrido fra le due cose. È il destino che tocca diverse strade della città oggetto di scavi per il sottoservizio o per la posa della fibra ottica. È il caso di Via del Monte, strada che da Piazza Benco porta a San Giusto, una via stretta, suggestiva, storica e in porfido, che nel suo tratto mediano diventa un misto fra asfalto e pavè. La vicenda partì nel giugno del 2015 con la necessità di intervenire sulla strada e sulla rete fognaria danneggiata a seguito di un violento temporale. Strada chiusa 4
4 giorni, poi riaperta col cosiddetto rattoppo in una zona dichiarata di interesse archeologico. A seguito dei lavori, l'impegno è ristabilire il porfido, che però, a distanza di anni, non si è più visto. Uno status, quello dei lavori sulle vie, con un ripristino non sempre felice, che si ritrova, per fare alcuni esempi, in via Romagna e in via Cordaroli, dove strisce di asfalto segnano il passaggio dei cantieri. Va detto con onestà, tutti questi interventi sono necessari, alcuni addirittura urgenti, tra fognature, rete elettrica, telefonica e altri servizi. Ciò che però stona è il ripristino stradale, talvolta poco curato e foriero di difficoltà per la viabilità, soprattutto per i mezzi a due ruote, motivo per il quale l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi sta completando il testo di una delibera volta a un controllo molto rigoroso a tutti quei cantieri che intervengono sull'asfalto pubblico e ne possano comportare una modifica evidente. Intanto i residenti di Via del Monte, così come tutti gli affezionati al Colle di San Giusto, aspettano il ripristino del porfido, non solo per un profilo estetico, ma anche simbolico, ovvero quello di un'attenzione che non sia superficiale verso gli impegni presi. Abbiamo sentito anche la presidente provinciale della FIPE, Federica Suban, sull'idea di un ristorante di alto livello a Miramare, ideata nel salotto di Ring. A Trieste ci starebbe benissimo, benissimo ha detto, ma è difficile se non si superano certi vincoli amministrativi. Ma sicuramente una cosa che manca a Trieste sono i locali direttamente sul mare. Ecco, noi siamo una città di mare, però la maggior parte si trova dall'altra parte della strada. Perciò sicuramente avere la possibilità, come in altre realtà, di poter effettivamente mangiare sul mare, poi se il mare ovviamente alle spalle anche il castello, questo ancora meglio. Così Federica Suban, presidente provinciale della FIPE, nell'accogliere l'idea nata a Ring con chef Metuglio di un ristorante stellato a Miramare. L'incredibile location non potrebbe che attrarre ancora di più i turisti e soprattutto gli appassionati di enogastronomia. Un locale stellato poi fronte mare col castello alle spalle farebbe invidia a qualsiasi città costiera. La Suban però ha posto dei dubbi sulla realizzazione di un'idea che così tanto piace, ma che dovrebbe superare alcuni vincoli amministrativi. Al momento mi sembra una bella fantasia, cioè sicuramente la location è strepitosa, però pensare effettivamente a strutturare un ristorante su una zona che comunque è demaniale, che insomma non vedo di facile realizzazione. È chiaro, abbiamo visto anche l'utilizzo di zone ad alto, voglio dire, prestigio, quali appunto musei o altri castelli, che sono stati scenario di alcune ovviamente eventi o iniziative, però erano degli spot. Ecco, l'idea di un ristorante lì sicuramente bellissima, però la vedo ancora un po' lontana. 10 parole per 10 inserti, quelli che celebreranno a partire dal primo in edicola domani i 140 anni di storia del quotidiano Il Piccolo. Il primo sarà dedicato alla Bora. La Bora che rovescia un treno passeggeri lungo i binari della Parenzana, la Bora che propizia uno storico gol della Triestina alla Juve di Boniperti, la Bora che, si sa, cambia l'umore ai triestini e fa prendere vita pure ai cassonetti che sghignazzano sotto raffica. Sarà il vento simbolo di Trieste, il protagonista del primo dei 10 inserti che il quotidiano Il Piccolo dedicherà ai propri lettori come iniziativa che vara le celebrazioni per i 140 anni dalla sua fondazione, datata 29 dicembre 1881. A partire da domani, martedì 30 marzo, 10 parole per 10 speciali da leggere e collezionare. Al vento che spira da nord-est seguiranno Confine, Porto, Carso, Lingua, Viz, Mule, Bagni e Sardoni. 10 termini scelti per raccontare la storia e l'anima del confine orientale tra passato e presente, dai drammi del Novecento alle sfide della modernità in quell'area geografica che tocca Monfalcone, Gorizia e tutte quelle frazioni della Venezia Giulia unite da un'identità comune. Ogni volume prenderà le mosse dal racconto di uno scrittore. Nel primo numero Pino Roveredo, lo storico autore di Capriole in salita, che con il vento che spazza il golfo ha un rapporto tutto personale. La pubblicazione del quotidiano fondato da Teodoro Maier sarà un compendio di curiosità e approfondimenti di quelle sfaccettature che attraverso questi 10 termini identificano queste terre. In occasione della Bora le pagine saranno arricchite dalle foto storiche di Ugo Borsatti e Adriano De Rota, conservate nella fototeca dei civici musei del comune. E siamo alla pagina sportiva, ricordandovi stasera l'appuntamento con il Caffè dello Sport. Mario Ghiacci con noi per commentare la situazione cestistica di un Allianz che purtroppo ha perso a Treviso per 95-76 in una partita chiave per mantenere il sesto posto.
Al Palaverde l'Allianz perde in un colpo solo partita, sesto posto e credibilità nelle gare che contano davvero della coppia di esterni Made in USA. 95-76 il finale. C'è poco da dire sul match. Treviso ha giocato meglio dall'inizio alla fine, esibendo una coppia di talento come Logan e Sokolowski, 53 punti in due, contro cui i biancorossi non hanno trovato alcuna contromisura. Trieste invece ancora una volta ha visto il proprio leader Fernandez predicare con pochi seguaci attorno. C'è Upson, chiara sorpresa dell'anno, che c'entra un'altra gara di tutto rispetto, 18 punti e grande verve impitturato. Ci sono il sempre positivo Alviti e il rispettabile Daross e poco altro, perché al netto di un Grazzulis fuori causa e di un Delia che dà il meglio di sé nonostante la caviglia malconcia, in questa partita non si può fare a meno dei propri terminali offensivi di riferimento. Nel momento del bisogno, nella gara chiave per un piazzamento nobile ai playoff, Henry fa e disfa nel grigiore. Uno come lui non può non capire quanto sia determinante, dunque gestirsi anche nei falli. Doyle invece sembra sparire dal campo. Ad ogni modo 13 punti e 11 tiri in due, ed è complesso commentare e interpretare un rendimento così schizofrenico nel corso di questo campionato da parte dei due esterni di Chicago. Ma se per Henry le attenuanti comunque esistono, cercare quelle di Doyle nello spareggio della marca appare davvero impossibile. Che nelle corde di entrambi ci sia talento da vendere è evidente, che in alcune gare mai entrambi insieme abbiano brillato lo dice la cronaca, ma è evidente che ci sia qualcosa che osta la costanza di rendimento e a quel salto di qualità per cui partita decisiva corrisponda a un rendimento congruo. Ai trevigiani è bastato accelerare a colpi di triple nel terzo quarto, altra prova a monster degli avversari dall'arco, come nel caso della Reyer, per chiudere il match senza dover nemmeno faticare troppo nell'ultima frazione. Vi ricordo, domani mattina l'appuntamento a Sveglia Trieste, il nostro Gianluca Paladin sarà ai confini, ai valichi blindati con la Slovenia per monitorare la situazione. Tutto per il TG, restate con noi. Allora, bentrovati in diretta su Tele4. La Slovenia torna a chiudere i valichi minori. Abbiamo visto le fotografie nel corso del nostro telegiornale, le prime immagini appunto di una situazione che torna a essere complessa anche nella vicina Slovenia, che giovedì andrà in lockdown e intanto decide per questo tipo di pratica ai valichi minori, mentre i valichi principali come Fernetti e Rabuiese rimangono ancora aperti. Tra l'altro la situazione è ancora più paradossale se si pensa che la Slovenia chiude i valichi minori, però per i principali si passa e a Pasqua per esempio si potrà andare in vacanza in Croazia, ma in Italia no. Sembra un'assurdità, sembra che vi sto raccontando come dire una storia strana, invece questa è semplicemente la verità di questa zona rossa, la verità di questo momento. Allora andiamo a vedere anche il servizio sulla situazione di lockdown della vicina Slovenia e tra poco ne continuiamo a parlare insieme. Servizio sul lockdown nella vicina Slovenia a partire da giovedì, proprio per vedere quella che è la situazione oltre confine. Ancora un istante, ditemi voi quando siete pronti in regia, perché vedevo una cosa diversa in questo momento. Adesso recuperiamo anche il servizio che fa il punto della situazione sulla lockdown che partirà da giovedì, durerà fino, se non sbaglio, il 12 di aprile. Eccolo qua. La Slovenia torna in lockdown pressoché totale dal 1 al 12 aprile. Già a partire da oggi sono scattate alcune misure restrittive che il governo di Lubiana ha adottato seguendo le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Da stamane per i cittadini sloveni è in vigore il divieto di varcare i confini nazionali per recarsi in un paese incluso nella lista rossa epidemiologica, che comprende anche Italia e Croazia. Rimangono le eccezioni per i lavoratori transfrontalieri, gli agricoltori con terreni a ridosso del confine, per gli studenti in possesso
possesso di un test anti-Covid effettuato nell'Unione Europea al massimo 7 giorni prima. Ma da giovedì per la Slovenia il lockdown sarà quasi completo. Chiuse le scuole di ogni ordine grado, tranne le classi con alunni che hanno bisogni speciali, aperti solo i negozi e i servizi giudicati indispensabili come alimentari, farmacie e distributori di carburanti. Si ferma la pubblica amministrazione, mentre al settore privato c'è la raccomandazione di organizzare il lavoro da casa dove possibile. Chiudono musei, biblioteche, cinema e teatri e sono vietati eventi culturali. Non saranno consentiti i riti religiosi con la presenza di fedeli nemmeno per Pasqua. Salvo in casi eccezionali vanno rinviati anche i matrimoni. Torna anche l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. I trasporti pubblici torneranno a rispettare ogni giorno gli orari festivi. Gli spostamenti saranno consentiti ai cittadini soltanto nell'ambito delle loro regioni di residenza, tranne che la domenica di Pasqua, quando si potranno visitare parenti o amici, al massimo a un nucleo familiare, in tutta la Slovenia. Intanto, probabilmente proprio in vista della Pasqua, ieri sono state segnalate tante auto e roulotte italiane e slovene in coda al confine di Dragonia, dirette in Croazia. E insomma, una situazione veramente paradossale da certi punti di vista. Tra poco ci collegheremo anche con l'assessore Roberti per commentare tutto ciò. Abbiamo però ancora da vedere il servizio di Bernardo Gulotta su Covid e sport. Il punto con il dottor Bergagna, medico sportivo. La ripresa sportiva per gli atleti non professionisti che hanno contratto il Covid e che vogliono tornare ad allenamenti e competizioni ha un suo percorso stabilito dalle linee guida del Ministero della Salute che comporta un importante dispendio di tempo e in certi casi anche di denaro. Dal momento in cui un atleta contrae il virus, accertato da un tampone positivo, viene considerata sospesa l'idoneità sportiva agonistica. Questa, che ciascun atleta svolge ogni anno, può essere riattivata con una successiva visita di riammissione nel circuito, chiamata Return to Play, da svolgere dallo stesso medico che aveva rilasciato l'idoneità, ma almeno 30 giorni dopo il primo tampone negativo. Ci sono delle raccomandazioni che il Ministero della Sanità ha stabilito per consentire la ripresa in sicurezza dell'attività sportiva. Questo qua chiaramente comporterà una sospensione che avrà un certo tipo di durata, perché comunque anche gli accertamenti che poi saranno richiesti, sono degli accertamenti che non è che vengono fatti un giorno per l'altro, uno, e che hanno un costo. Visita i cui costi per i minorenni sono coperti dalle aziende sanitarie, unica buona notizia in questo calvario per poter tornare alla pratica dell'attività sportiva. L'unica notizia che posso dare, e che la do molto volentieri, è quella che tutti i minorenni, quindi fino a anni 18, che hanno fatto la visita agonistica, sono risultati positivi al Covid e quindi necessitano di questi accertamenti vengono fatti in regime di convenzione e quindi non sono pagati dalle famiglie. Allora, siamo collegati con l'assessore regionale Roberti. Buonasera, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, assessore, poco fa in diretta abbiamo tentato un po' una sintesi di quello che sarà questa settimana nei rapporti, diciamo, Friuli, Venezia Giulia, estero, Italia estero, perché oggi la Slovenia chiude i valichi minori in vista del lockdown che parte il primo aprile, mentre rimangono aperti quelli principali. Però paradossalmente nel weekend di Pasqua ci troveremo con i valichi minori chiusi, con i valichi principali aperti, con la possibilità di andare in Croazia perché all'estero si può viaggiare, mentre in Italia non ci si muove dalla propria regione. Sembra una barzelletta e invece è la verità. Sì, purtroppo la situazione è un po' caotica e ci stiamo ritrovando per la terza o quarta volta in questo anno pazzesco che stiamo vivendo con questa situazione difficile da gestire nei confronti della Slovenia. Abbiamo letto soltanto qualche ora fa il comunicato stampa da parte della Slovenia, le lanci d'agenzia rispetto a questo nuovo lockdown nazionale dal primo al 12 aprile. E subito dopo abbiamo visto il posizionamento appunto di quelle transenne, di quelle sbarre sui valichi minori, con il tema purtroppo sempre, ripeto, delicatissimo dei tanti trasfrontalieri che giornalmente, quotidianamente, per motivi familiari o lavorativi, valicano quei confini. Si parla di numeri intorno alle 10.000 unità ogni giorno che valicano i nostri confini. Molti di questi attraversano proprio quei valichi minori che sono stati chiusi. Purtroppo è una situazione difficile, un'altra volta ce la siamo trovata tra capo e collo senza grossi preavvisi e grossi
grosse possibilità di poter intervenire, ci rendiamo anche conto però oggettivamente che diversamente dalle altre volte, oggi la situazione è difficile da ambo le parti. Infatti non soltanto c'è un provvedimento di chiusura di quei confini, ma c'è anche correlato un lockdown nazionale nella Slovenia, in Slovenia, quindi un provvedimento molto simile a quello che è già adottato in questo momento in Friuli Venezia Giulia. Certo, e sarà oggettivamente su una settimana, poi andando verso Pasqua, anche complessa, no? Perché questo discorso abbiamo sentito poco fa le categorie, gli albergatori di Trieste per esempio, che dicono ma come, non si può uscire dalla regione ma si può andare in una lista di paesi andando all'aeroporto, prendendo l'aereo, e in Italia invece noi siamo al palo. È una situazione, insomma, quasi indigeribile, credo. No, è assolutamente indigeribile. Penso che su questo bisogna fare il governo deve fare una seria valutazione e capire come risolvere questa situazione. Cioè, è inaccettabile oggi che non fuori regione, in realtà non ci si possa nemmeno spostare dal comune se non per andare a trovare un parente, un conoscente per le festività pasquali. Mentre si riesca appunto a prendere un volo e andare all'estero, magari facendo il tampone al rientro o comunque seguendo le regole che quel paese impone, però evidentemente c'è uno squilibrio da questo punto di vista. L'auspicio è che purtroppo è quello che abbiamo fatto dall'inizio di questa pandemia, cioè non c'è stato praticamente un nullo coordinamento a livello europeo della crisi epidemiologica che c'è stata, e questo molto spesso ha veramente creato delle criticità importanti. Oggi la decisione della Slovenia, che appunto mette di nuovo quelle sbarre sui valichi minori, obbligando a passare per i valichi principali dove comunque c'è la necessità di presentare il tampone con esito negativo, avviene in un contesto in cui praticamente impongono questa chiusura con tutti i loro confini, quindi si isolano praticamente dal resto d'Europa, e quindi mettendoci dentro anche Ungheria, Austria, quindi bloccando praticamente tutto. Dall'altra parte, appunto, paradossalmente potrei prendere un aereo e andarmene in Spagna a farmi le vacanze. Quindi no, infatti già si vedono sui siti le foto dei tedeschi a Formentera e così via, no? Come se nulla fosse. Poi non è detto, tra l'altro, che in determinate location la situazione sia così tranquilla, quindi magari invece il Covid te lo porti indietro a casa, insomma. Magari te lo porti a casa, ma ripeto, ci sono appunto delle situazioni un po' paradossali, no? Dove noi controlliamo meglio, quindi sappiamo esattamente cosa c'è, quindi nel nostro territorio nazionale, quindi controlliamo meglio la situazione, non posso andare, ma appunto posso andare a Formentera, dove essendo uno stato estero, ovviamente abbiamo una possibilità di controllo molto, ma molto minore. Però dobbiamo magari rispettare le regole di quel paese, giustamente. Quindi quando andiamo là dobbiamo rispettare le regole di quel paese, magari presentarci col tampone, eccetera. Ma quando torno indietro non si sa cosa può tornarmi indietro, e quindi cosa può succedere al mio rientro, con le conseguenze che magari possono portare anche un appesantimento del sistema sanitario, che è il pericolo che abbiamo avuto dall'inizio di questa pandemia e la situazione che stiamo vivendo dall'inizio della pandemia. Insomma, sono delle situazioni veramente a un certo punto al limite del paradossale, che veramente si fa fatica a capire. Ripeto, l'unica evidenza in questo momento è che, a differenza delle altre volte, questo provvedimento della Slovenia almeno scaturisce da una situazione oggettiva di maggior difficoltà. Se ricordate, analogo provvedimento l'avevamo visto un mese e mezzo fa circa, quando poi c'era stato quel famoso dietro front. Là addirittura era partito tutto da una situazione che vedeva il Friuli Venezia Giulia messo meglio come numeri e come incidenza del virus rispetto a quello della Slovenia. E quindi sembrava quasi che noi fossimo gli untori e la Slovenia dovesse proteggersi dall'untore italiano. Oggi questa situazione purtroppo, ahimè, non c'è, nel senso che anche la Slovenia non fa finta che sia la colpa di qualcun altro, ma anzi prende provvedimenti seri ed importanti imponendo un lockdown nazionale di 2 settimane, quindi almeno su questo c'è un maggior coordinamento. Resta il fatto che dobbiamo trovare le soluzioni più opportune, ed è questo il pensiero prioritario per tutte quelle 10.000 persone, come dicevo prima, che ogni giorno devono andare da una parte all'altra del confine e che magari vivono in tratti lontani dai valichi principali
dove si accede con il tampone e con tutta una serie di misure, le misure certo. dovute, richieste per quelle categorie che hanno il diritto effettivamente di andare da una parte all'altra del confine. Tra l'altro, a un anno di distanza dal lockdown del 2020 è di nuovo primavera e inizia anche, diciamo così, la stagione degli arrivi sulla rotta balcanica in Friuli Venezia Giulia. Alcuni giorni fa abbiamo fatto il punto col sindacato autonomo di polizia. I dati che ci sono stati comunicati dicevano che a gennaio e a febbraio ci sono stati consistentemente meno arrivi, anche con condizioni meteo peraltro particolarmente complicate, mentre da quello che abbiamo saputo fino al giorno 27 marzo gli arrivi, da quello che ci è stato detto nel singolo mese di marzo, erano quasi doppi rispetto a marzo del 2020, quindi, come dire, si sono recuperati, diciamo così, i numeri sì, diciamo, che non erano arrivati prima. Diciamo che qui c'è da fare una considerazione: il rapporto tra gennaio e febbraio 2020-2021 non può stare in piedi per un semplice motivo. Gennaio e febbraio del 2020 erano due mesi qualsiasi, riferibili a ogni altra annualità certo. di quelle venute prima. Il gennaio e febbraio del 2021 è già un anno, è già sono due mesi di pandemia con certo. tutte le limitazioni che abbiamo sugli spostamenti. Invece il paragone, quello sì interessante, tra marzo e 2020 e marzo del 2021 è un paragone di un marzo dove c'è stato il lockdown vero, totale, anche sulla rotta balcanica. Ricordate addirittura la Serbia che in quei mesi chiudeva e circondava i campi lungo la rotta balcanica per impedire ogni tipo di movimento, e il marzo del 2021 dove sì c'è una situazione di emergenza, ma fortunatamente non con le limitazioni agli spostamenti e alle libertà individuali che abbiamo vissuto nell'anno scorso. Detto questo, è chiaro che queste considerazioni le abbiamo già fatte in altre occasioni sulla vostra rete. La preoccupazione grossa c'è, perché noi viviamo sempre quella situazione particolare in cui in Bosnia alcuni campi sono stati completamente distrutti e smantellati, molte di quelle persone vivono in mezzo ai boschi, in fabbricati abbandonati, e sostanzialmente in questo momento le forze dell'ordine sono impossibilitate ad eseguire i respingimenti che eseguivano fino a qualche tempo fa. Da qui il mio sollecito, ma ne ho già parlato anche in questi giorni con il Ministero dell'Interno, per poter trovare qualche soluzione alternativa per evitare che con l'arrivo della bella stagione e con la fine dell'inverno, la fine definitiva dell'inverno e della montagna di neve che ha fatto anche in quelle zone, ci possa essere un flusso che possa metterci in estrema difficoltà, non soltanto dal punto di vista della gestione dei clandestini, ma anche dal punto di vista sanitario, perché come sapete, a prescindere dal fatto che siano positivi o meno, tutte quelle persone che arrivano dalla rotta balcanica, arrivano sul nostro territorio, hanno bisogno di un determinato tipo di profilassi che rischia di mettere in ginocchio il nostro sistema ancora di più di quanto non lo sia. Pensate semplicemente alla necessità di porre in atto le quarantene, quindi di trovare delle strutture affinché la quarantena venga rispettata per poi svolgere tutte le normali pratiche. Questo è assolutamente inaccettabile. Aggiungo il fatto che anche su questo ci debba essere una ferma presa di posizione da parte del governo, che in questi giorni vede sostanzialmente bloccati i respingimenti sulla frontiera Italia-Slovenia, ma continua a vedere, l'abbiamo visto anche da recentissimi fatti di cronaca, respingimenti a tappeto sulla frontiera Francia-Italia. E questo è assolutamente addirittura leggevo con dei colpi di pistola esplosi per convincere gli immigrati a tornare verso l'Italia. Stiamo vivendo questa situazione paradossale. Il Friuli Venezia Giulia non può essere, l'Italia e il Friuli Venezia Giulia non possono essere la terra in cui bisogna arrivare per forza e non abbiamo strumenti per poter respingere gli immigrati, mentre gli altri paesi europei se ne infischiano e continuano a mandarceli indietro. Ecco, l'altro ovviamente tema di queste settimane, di questi mesi, è la situazione della campagna vaccinale. Si cerca ulteriormente, diciamo, di premere l'acceleratore anche Friuli Venezia Giulia al netto delle dosi che arrivano. Oggi è stata annunciata l'apertura di nuovi centri vaccinali a Trieste, come preannunciato il Molo IV. Arriva
arriverà a Muggia, arriverà nella palestra di Duino Urisina. C'è questo grande sforzo, così come però c'è l'appello al governo a dare l'ok per nuovo personale da parte del Presidente, no? Perché non mancano tanto i vaccini che arrivano ancora non nella maniera che tutti spereremmo, però c'è bisogno di braccia in questo momento. Beh, assolutamente sì. Noi abbiamo avuto, intanto il dato positivo è che abbiamo dimostrato in queste prime fasi della vaccinazione, della campagna vaccinale, che la Regione Friuli Venezia Giulia è assolutamente perfettamente in grado di poter gestire questo momento così difficile, la campagna vaccinale più immensa mai vista nella storia dell'umanità, più grande vista nella storia dell'umanità. Ma la sappiamo gestire in modo eccellente, ma tutto questo dipende da due fattori: l'arrivo dei vaccini, che come sappiamo finalmente si crede possa essere stato completamente sbloccato e quindi nelle prossime settimane dovrebbero arrivare tutte le dosi previste, ma dalle braccia che li possono inoculare. È evidente che su questo c'è ancora una qualche carenza, tenendo presente che nel momento in cui ancora con il precedente commissario straordinario per l'emergenza si era cominciata a costruire la campagna vaccinale, le regioni hanno dato la disponibilità di tutto quello che dovevano dare, quindi dei luoghi dove mantenere le celle frigorifere, dei punti vaccinali, della struttura, dell'organizzazione, di tutto. Quello che abbiamo fatto presente, che le regioni hanno fatto presente subito, era appunto la necessità di avere braccia, perché non possiamo assumere. Certo. Dobbiamo avere la possibilità di avere delle persone che ci vengano mandate per aiutare la campagna vaccinale. Fino in questo momento, sulle 300 persone che dovevano essere mandate in Friuli Venezia Giulia, ne sono arrivate poco più di un sesto, quindi evidentemente questo è ancora un grave vulnus. Ci auspichiamo che quel gap di 250 venga colmato quanto prima, per non trovarci nella situazione paradossale di avere tutto a disposizione quello che doveva essere fatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ma rimanere ancora al palo a causa di mancanze di altri. Questo non sarebbe assolutamente sostenibile, ma mi auguro, e ne sono certo, che questo non accadrà e che potrà andare tutto per il meglio. Del resto l'abbiamo visto in queste prime giornate, quando si sono aperte le vaccinazioni di massa, prima con, certo, in principio con la centrale idrodinamica, che l'organizzazione al momento è stata veramente perfetta. Certo, stavamo gestendo un numero di vaccinazioni molto inferiore. È chiaro che nel momento in cui apri nuovi centri vaccinali, le soluzioni sono due: o distogli il personale che hai già, ma che evidentemente se hai sta facendo altro, ha altri compiti, altre mansioni all'interno delle aziende sanitarie, e quindi vuol dire togliere servizi ai cittadini, o c'è qualcuno, lo Stato, il governo, che ti manda con procedure d'emergenza altro personale che in fin dei conti, ricordiamo, deve fare semplicemente un'iniezione, lasciando perdere poi tutta la parte successiva, che è quella del controllo e del monitoraggio successivo all'iniezione. Grazie all'assessore regionale della sicurezza e agli enti locali Pierpaolo Roberti per essere stato con noi e buona serata. Buona serata a tutti, arrivederci. Grazie ancora all'assessore, io vi ricordo naturalmente l'appuntamento con il Caffè dello Sport alle ore 21, sarà con noi il presidente della Pallacanestro Trieste Allianz Mario Ghiacci, in studio Raffaele Baldini del Piccolo, Alessandro Asta di City Sport, poi la pallanuoto con il dirigente Alessandro Scollo, con Daniel Podgornik, difensore della Pallanuoto Trieste, e poi parleremo anche di atletica con i rappresentanti di Trieste Atletica, Omar Fanciullo e il presidente Lilli, per parlare della Muglia Lunga sul Mar, per parlare degli allenamenti che erano stati approntati anche in questa situazione complicata, e per parlare dei tanti atleti di questa società che ottengono risultati importanti. È tutto per quanto riguarda questa diretta, restate su Tele4.